rispetto all'attuale assetto della politica, sta nascendo anche come riflessione di respiro nazionale. E io credo che il libro di Francesco sia un buon contributo su questa strada. Innanzitutto devo dire, il libro, se mi permettete almeno una battuta sul libro, è piacevole nello stile e molto serio nei contenuti. Ripercorre anche un'esperienza personale, non solo pubblica. Lo trovo una lettura veramente, veramente bella. E poi trovo che non sia un libro politologico, ma è una, in realtà è un tentativo di narrazione della nuova società italiana, quella che è venuta avanti nei grandi cambiamenti dei quali parlava prima anche Massimo Cacciari. E tra parentesi mi permetto di dire che forse se vi è stato un grande deficit nella cultura politica del centro-sinistra nel nostro paese negli ultimi tempi è stato proprio un deficit di narrazione, cioè di sintonia con i processi reali della comunità. Dunque ha un contributo importante, questo libro, che si colloca, come dicevo prima, in una fase che vede riflessioni venire avanti da più parti, non ancora del tutto compiute, ma che converrà, nonostante le giuste preoccupazioni e i giusti interrogativi di Massimo, che converrà rapidamente chiudere e trasformare da tentativi e spezzoni di ragionamento in un vero e proprio progetto. Io trovo sintonia con la filosofia politica che emerge dal libro di Francesco. Oltretutto una riflessione che viene da lontano e che trovo fondata sulla base anche di un'esperienza, ripeto, non in vitro ma temprata dalle vicende politiche di questo tempo. Trovo sintonia anche se c'è un punto ovviamente di diversità che fa parte dell'esperienza che abbiamo condotto in questi ultimi anni, diversa. Francesco è stato tra i fondatori del PD, pensava che fosse quel partito mai nato del quale parla nel libro. Io personalmente non ho mai aderito al PD, non pensavo che il PD potesse essere quel partito mai nato di cui lui parla nel libro. Anzi, credo che sia giusto porsi la domanda se poteva nascere un partito così, date le condizioni, o se invece in questo tempo noi tutti non siamo caduti in una trappola che era quella della semplificazione, trappola che poi ha portato a essere come culture democratiche riformatrici minoranza oggi nello schieramento politico. Questo punto di distinzione che fa parte delle scelte personali fatte negli ultimi tempi, ma che io credo si ricomponga nella individuazione di un comune cammino per il futuro. E da questo punto di vista c'è un altro punto di distinzione. Io penso che tutto sommato l'elezione di Bersani alla segreteria del PD sia in fin dei conti un chiarimento di una situazione che in un senso o nell'altro andava chiarita, perché è chiaro che il popolo delle primarie del PD che è andato a votare domenica ha fatto la sua scelta, ha individuato un percorso e ha individuato un percorso che porta il Partito Democratico a identificarsi sostanzialmente in quella idea di sinistra democratica di matrice socialdemocratica della quale prima si parlava. Questo è un dato di fatto e io credo che io personalmente nutro grande rispetto a questa scelta, di fronte a questa scelta, e credo che possiamo anche pensare a forme ovviamente di cooperazione politica, ma non è la mia, non è la mia identità e non è la mia scelta. E penso anche che nel mix di soggetti che dovrà costruire un'alleanza per il paese per uscire da questo quindicennio ripristinando alcuni punti importanti, non guardando indietro ma guardando avanti, ma in questo mix certamente serve anche in questo momento forse una sinistra che cerchi di recuperare anche aree elettorali che magari nel nord votano Lega, che sono sperdute, che sono incerte. Tutto questo fa parte anche di una sorta di come dire, imperscrutabile o scrutabile disegno delle evoluzioni politiche. Quello che comunque è certo è che mai come in questo momento emerge
come l'offerta politica che oggi i cittadini italiani hanno di fronte a loro sia assolutamente inadeguata per dare risposta alle domande politiche del Paese, soprattutto in una fase di grande cambiamento, di grande preoccupazione, di grande incertezza, come prima tra l'altro diceva anche Francesco. Questa inadeguatezza dell'offerta politica non si supera con la tattica, non si supera riproponendo nuove alleanze se non cambiano i soggetti politici che sono in campo, perché non c'è un deficit tattico oggi, c'è un deficit strategico. E da qui io credo ne deriva l'esigenza di mettere mano ai fattori politici, ai soggetti politici che sono in campo, e io derivo dalle riflessioni di quest'ultimo tempo l'assoluta convinzione che appunto ciò di cui il Paese ha bisogno è un nuovo soggetto politico che non sia visto o pensato in una logica tattica o di pura contingenza. Una delle cose che mi sono molto piaciute di Francesco nel dialogo che abbiamo avuto in questi giorni, in questa settimana, è che lui ha detto: una cosa non voglio, comunque vadano le cose, e cioè sentirmi dire che dopo il congresso del PD nasce il partitino di Francesco Rutelli. Ed è questa una cosa importante, perché noi non abbiamo bisogno di altri partiti personali, né di Rutelli né di altri. Noi abbiamo bisogno che singole persone, dalle più autorevoli alle moltissime meno note che in tante parti del nostro paese vivono con disagio questo assetto della politica, abbiamo bisogno di un grande progetto politico dentro il quale tutte queste persone si possano veramente ritrovare. Abbiamo bisogno non di un piccolo partito, ma di un grande progetto politico. Abbiamo bisogno di un grande progetto politico che sia pensato con criteri di vera novità. Ha ragione Massimo a porre anche con la durezza che gli è consona le domande finali del suo intervento, soprattutto su un punto credo che non dovremmo in ogni caso ripetere gli errori del passato, cioè noi non possiamo più immaginare che la politica sia organizzata solamente con una visione centralistica. Ci sono esperienze nei territori, nelle regioni, nelle realtà locali del nostro paese che sono e devono restare punti di riferimento importanti per costruire politica. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo, di un grande progetto collettivo che dia voce, rappresentanza a quella larga parte del nostro paese che fatica veramente a riconoscersi, o non vota, o fatica comunque a riconoscersi nell'offerta politica che oggi c'è. E su questo io penso che potremo trovare tante persone, tanti soggetti anche oggi organizzati, disponibili a condividere questa esperienza. Siamo partiti nel nord del nostro paese, sono nate diverse iniziative, è stato firmato qualche giorno fa il primo documento di riflessione comune che ha visto insieme persone di esperienza diversa, tante altre esperienze stanno venendo avanti. Bene, io penso che sia giusto dire che da questo punto di vista in qualche cosa di nuovo è nato e sta per presentarsi alla valutazione collettiva. Domani a Roma sarà presentato un primo documento collettivo, niente di più e niente di meno, un primo documento che una serie di persone offre alla riflessione collettiva con una visione che, ripeto, non è tattica, ma vuole essere strategica, sapendo che per ricostruire politica così come oggi abbiamo cercato di definirla, noi non abbiamo l'abitudine di salire sui predellini, ma la vogliamo fare dal basso, con il tempo che serve, anche con l'urgenza che la situazione del Paese esige, ma anche con il tempo che serve, perché vogliamo fare delle cose serie che durino e che siano veramente nell'interesse della nostra comunità. Dunque, Francesco, grazie per questo contributo che tu hai dato con il libro e grazie alle riflessioni che abbiamo sentito anche oggi. Penso che un percorso sia partito, debba partire, e penso che dobbiamo farlo con la serenità di chi non vuole distruggere quello che c'è, ma di chi vuole costruire quello che ancora non c'è. Grazie.